nella creazione di questo campo, che viene, la cui costruzione inizia a fine del 38 e viene inaugurato nel 39. Chiude il 30 aprile del 45, pensate, 6 anni terribili. E, come ha detto Cristina, sono passate 130.000 persone, di cui più di 120.000 donne, e 95.000 persero la vita. Quindi questi dati sono impressionanti nell'arco di 6 anni. Però non è successo tutto immediatamente. Il campo di Ravensbrück ha cambiato destinazione, come molti altri. Nasce come campo di lavoro. E quindi le persone che arrivavano venivano addette a determinati lavori. I primi tempi addirittura lavori inutili, purché potessero essere sfiancate fisicamente. E poi a lavori veri e propri. L'altro è che queste donne sono forza lavoro e quindi vengono sfruttate. Ma dall'altra parte ci si rende conto che possono essere usate anche per qualcosa di terribile, che sono le sperimentazioni. La camera gas in realtà verrà portata a Ravensbrück, costruita a Ravensbrück nel 1944. Ma, come dice già la Maria Musso, chi non stava bene, già dai primi tempi comunque veniva destinato a un lato, chi invece era forza lavoro era forte, dall'altro. E coloro che erano anche meno giovani, invece, dovevano essere immediatamente portate via. Diciamo a Laura il compito forse più duro, perché è la parte sicuramente più atroce di questo libro, ma è giusto che venga fatto un quadro completo di quello che accadeva in questo campo di sterminio. Quindi è giusto ricordare quello che queste donne hanno patito sulla loro carne. Grazie Cristina. Sì, a Ravensbrück non esisteva solo il lavoro, ma Ravensbrück era il campo anche di lavoro per medici, se così li vogliamo chiamare. Ravensbrück all'inizio della sua costruzione era previsto un ospedale, come in qualsiasi campo di lavoro. Nel tempo però questo disegno diabolico comprendono che Ravensbrück ha tantissimo materiale umano al femminile. Il materiale umano al femminile, lo voglio chiamare brutalmente materiale perché così veniva trattato, e era un materiale umano molto utile per due motivi. Un motivo era perché le donne arrivavano al campo di Ravensbrück, come in altri campi, molto più forti, più robuste, più sane rispetto agli uomini, perché pensate, gli uomini prigionieri venivano magari catturati dopo mesi, anni di guerra, quindi erano innegabilmente più deboli. A Ravensbrück arrivano giovanissime donne, ne faremo conoscere qualcuna di solo 15-16 anni, quindi ragazzine forti, sane, robuste e che quindi erano più resistenti alla sperimentazione, era materiale resistente e quindi si poteva sperimentare meglio, su una di quelle che era la prima sperimentazione che veniva fatta a Ravensbrück, che era quella sulla cancrena gassosa, che bisognava ridurre le morti dei feriti, che se non morivano sul campo di battaglia, morivano in seguito alla cancrena gassosa. Quindi si doveva trovare un rimedio e quindi si induceva sulle gambe, nei polpacci delle giovani donne la cancrena gassosa e si aspettava. Poi le donne avevano un'altra qualità, l'apparato genitale, dove si poteva sperimentare sterilizzazione di massa, che era uno degli altri obiettivi nazisti, dei nazisti, e quindi le donne avevano anche questo. Beh, questo è orribile, ma in questo orrore, come riporta appunto il nostro sottotitolo, che abbiamo scelto, noi abbiamo voluto dare la voce all'orrore, ma abbiamo voluto dare e contrapporre all'orrore la voce di quell'umanità, ha detto prima il sindaco una frase molto bella, l'umanità si è persa, no? Ha perso se stessa, ma in realtà
Nella bellezza delle donne di Ravensbrück non si è persa tutta l'umanità. Proviamo a vederla con dare voce ad alcune di queste donne. Noi abbiamo voluto tradurre il numero di matricola, perché loro erano conosciute con il numero di matricola, in voce, perché abbiamo ricostruito tutto attraverso la loro voce, attraverso la testimonianza diretta, non diretta, fisicamente diretta, ma attraverso la testimonianza diretta che noi abbiamo estrapolato dagli archivi.